lì e leggi. Ho sempre desiderato essere seppellita nella mia terra, in Africa. Non è questo il momento di pensare alla morte, madre? Ma ora non importa più. Puoi seppellirmi dove vuoi. Anche qui. C'è soltanto una cosa che ho sempre desiderato. Per cui ho vissuto. Vederti battezzato prima di morire. Dammi la mano. Non c'è nulla di cui avere paura, figlio mio. Senti che silenzio. La nostra vita è solo un guscio, fragile, provvisoria. Ma dentro di noi vive già qualcosa che non è fragile,
che non è provvisorio. Stiamo già vivendo una vita eterna, figlio mio. Avevo deciso di non prendere la parola, ma dal momento che sono diventato l'argomento principale, è mio dovere intervenire. Sidonio ha ragione. Ambizioso, lascivo, egoista. È vero, lo sono stato. Ma Dio mi ha dato una madre. Una madre che mi ha mostrato che non c'è nulla in questo mondo che meriti la nostra ambizione. Dio mi ha donato anche una donna. E lei mi ha mostrato che amare significa rinunciare a se stessi. Dio mi ha donato un figlio. E la mia superbia mi ha indotto a pensare che fosse creato a mia immagine. Poi Dio me l'ha tolto. Per mostrarmi che a sua immagine che era stato creato. Ambizioso, lascivo, egoista. È vero, lo sono stato. E lo sono ancora. Come lo siamo tutti noi. Come lo siamo tutti noi. Ma nessuno di noi è solo. Mai. Neanche nei momenti più disperati, amari, bui. Dio ci è sempre vicino. Dio è più fraterno di ogni fratello. È più amichevole di ogni amico, è più amorevole di ogni amore. Siete marito e moglie. Ci aspettano tempi oscuri. Ma voi sarete come una luce nelle tenebre. Una luce d'amore. Per questo vi dico, se tacete, tacete per amore. Se parlate, parlate per amore. Se correggete, correggete per amore. Se perdonate, perdonate per amore. Sia sempre in voi la radice dell'amore, perché solo da questa radice può scaturire il bene. Amate e fate ciò che volete. L'amore nelle avversità sopporta, nelle prosperità si modera,
Nelle sofferenze è forte. Nelle opere buone è ilare. Nelle tentazioni è sicuro. Nell'ospitalità, generoso. Tra i veri fratelli, lieto. Fra i falsi, paziente. È l'anima dei libri sacri. È virtù della profezia. È salvezza dei misteri. È forza della scienza. È frutto della fede. È ricchezza dei poveri. È vita di chi muore. L'amore è tutto. Questo cielo e questa terra cesseranno di esistere dopo il giudizio, quando cominceranno ad esservi un cielo nuovo e una terra nuova. È per trasformazione, non per totale annientamento, che questo mondo passerà. Per questo San Paolo dice: passa la scena di questo mondo. Perciò vi esorto, non abbiate paura.